Ciao a tutti ragazzi, qua Jack04 e benvenuti in questo nuovo video finalmente su Farming Simulator 2015. Oggi con noi c'è Jacko46. Esatto. Ciao. Molto bene. Ovviamente Jacko non è in partita perché è una cattiva persona. È vero Jacko che sono una cattiva persona? Sì. Sì, molto cattiva. E niente, siamo finalmente ritornati su Farming Simulator 2015. Non 2013, perché 2013 non lo facciamo, almeno. La serie su Farming Simulator 2013, Jacko si ricorda che ha avuto un episodio solo e poi basta. Se lo ricorda. Per intervento anche del fatto che ci ha reso impossibile continuare quella serie. Allora ragazzi, siamo ritornati su Farming Simulator. Perché Jacko si è ritornato su Farming Simulator? Perché dobbiamo trebbiare. Sì. Siamo ritornati su Farming Simulator. Sì, esatto, perché dobbiamo finire di trebbiare. Siamo ritornati su Farming Simulator 2015. Oh, è pieno. Allora cambiamo mezzo. Ho sbagliato. Siamo arrivati a Farming Simulator 2015 perché ho preso il nuovo monitor e quindi i video di farming sono, diciamo, un po' più belli. Vero Jacko che il monitor le piace? Sì. Ok, dopo ti allungo quella mazzetta. Se vedete che sto cioè che sto mettendo il coso in questo carro, gli altri non c'avevo voglia di tirarli. E perché è complicato più che altro farli uscire da lì, perché sono un po'. No, ho sbagliato, scusatemi. Sto usando il controller, però non sono molto abituato a usare il controller. Comunque, ho preso il nuovo monitor e quindi è tutto più bello. Quindi è molto più bello e quindi perché non festeggiare il nuovo monitor con una bellissima puntata ozza di Farming Simulator 2015. Molto bene. Speriamo di potersi vedere tutto, ok. Molto bene. Allora, ci trascini dietro tutta la baracca. La baracca. Allora, adesso Farming Simulator avrà di nuovo un po' più di spazietto. Di spazio, sì. Vedo se riesco a portarlo due giorni alla settimana. Se riesco a portarlo due giorni alla settimana sarebbe fantastico. Magari facciamo un episodio il venerdì e un episodio la domenica. Che la domenica è l'unico giorno in cui non avete video. Poverini. Colpa mia. Colpa mia. Colpa di Jacko. E quindi il mondo cubico non sarà più di domenica quando Jacko registrerà, ma sarà infrasettimanale. Lo metteremo magari il giovedì. Perché ha sbagliato tasto. Esatto, bravo. Allora. E niente. L'ultimo episodio, che è stato più o meno mezzo secolo fa, abbiamo venduto la sabbia. Infatti adesso vi faccio vedere a quanti soldi siamo. Siamo a ben 138.000 euro. Jacko, se avesse 138.000 euro nella vita reale, cosa facesse? Cosa farebbe? Beh, questa non ci ho mai pensato. Mi sa che ci dovrà pensare. Questa sua risposta ci piace molto. Quindi stavo dicendo, abbiamo 138.000 euro e niente, non li spendiamo ancora perché dobbiamo arrivare almeno a prendere o una barra nuova o una barra e una trebbia nuova, perché se riuscissimo a prendere la barra nuova sarebbe fantastico. Una barra nuova. Perché con questa barra. Cosa c'è che fa ridere? La bara. Ah, una barra nuova. E una trebbia nuova poi magari in futuro. Perché la barra sicuramente. Perché non ce la faccio più a usare questa qui. Ci metto 4 ore per finire un campo. Mentre con quella nuova quanto ci mette adesso? Con quella nuova non lo so ancora. Perché sono a capo. Dipende. Quanto è più grande di quella? Esatto, che non ho ancora guardato la barra nuova. Ok. E io ricordo ai nostri gentili tubo spettatori che io non vedo mai niente. Esatto.
andiamo a vedere una categoria mod. No. Mod raccoglitrici. No, lame. Ci sono le lame della class, che sono raggio d'azione 7 metri. Oppure ci sono quelle della New Holland, 7 metri e 6. Sono queste qua della New Holland, 7 metri. Vediamo quelle che ho adesso. Quanti metri sono? 5 metri. Geco, secondo lei mi conviene prendere quella da 7 metri? Adesso ne ha una da? Adesso ne ho una da 5,05. Da 5 metri. 5 metri e mezzo. Beh, se 7 metri mi conviene, credo, diciamo. Sì. Bene, allora finiamo questo campo. Andiamo a fare magari due scarichi e prendiamo la barra nuova. Geco, cosa le piace di più? Class oppure New Holland? Io opto per la New Holland. Allora andiamo per la Nuova Holland. Andiamo per la Nuova Holland. In realtà, Geco, la New Holland non è olandese. Lo so. Di che cos'è? Vediamo se lo so. Tedesca? Zanzan, no. Francese non credo. No, francese non è francese. Spagnola neanche. Spagnola. Belgio? No. È molto più vicino di quanto sembra. Austria? No, è proprio molto vicino. Piemonte? No, però la Piemonte è una regione dell'Italia. Esatto. La New Holland è in mi pare che sia in comune con la Fiat, penso. Non voglio dire una cavolata, però scrivetemelo nei commenti se ho detto una cavolata, se ho detto le cose giuste. Però penso che appunto la New Holland sia Fiat. Lei, Geco, è andato all'Expo. Ci andrà molto bene. E comunque all'Expo c'è un padiglione della New Holland con un T8 che è messo sul tetto. Voi vi chiederete come hanno fatto a mettere un T8 sul tetto, ma ha una pendenza elevata, cioè non una pendenzina piccola. Hanno messo il freno A e anche le pietre sotto le ruote, come fanno sì. In montagna. Comunque, se andate a vedere l'Expo, io ci sono andato e forse vi farò vedere il video, se riesco a montare tutto. Vi farò vedere il video del mio viaggio all'Expo. Ovviamente ci sono andato con la scuola, perché... Anch'io ci andrò con la scuola. Ah, ci andrai con la scuola, molto bene. E quanto ci manca per questo campo? Un pochino ancora. Allora, io direi di fare un taglio al video e ci rivediamo quando abbiamo finito il campo. Ok ragazzi, abbiamo praticamente finito il... non so perché mi si vede la manina, però vabbè. Abbiamo praticamente finito il campo, ci manca questo pezzettino che speriamo che ce la faccia. 93, 94, Geco, 95. Stiamo uniti. 95. 96. Sì, ce la faccio. Molto bene. Abbiamo finito questo campo. Bene, spegniamo la treppia. Andiamo a vedere la pipe, ok. Andiamo a fare il tubo. Allora, adesso andiamo a vendere questa barra. E andiamo a prendere quella da 7 metri e 6 della New Holland. Se mi fai scaricare. Allora, abbiamo fatto solo un carico. Abbiamo scaricato solo una volta. Geco questo non l'ha visto perché è una brutta persona. Perché non vedo mai niente. Esatto. Allora andiamo a vedere quanto costa la cosa. No, ho sbagliato. No, allora, indietro. Allora, lame. Andiamo a prendere quella della New Holland. Costa 35.000. Ce la facciamo a rimanere ai 100, molto bene. Allora, vendiamo questo, ovviamente andiamo allo shop. Adesso aspettiamo che finisca di scaricare. Ho trovato
Niente. Diego intanto sta giocando a Minecraft. No, sto facendo dei lavori per il mondo cubico che ritornerà. Solo che devo trovare un deserto. Allora, faccio una petizione per mettere più deserti. Perché chi vuole fare le case a fungo con la cappella dei funghi di vetro deve avere molta sabbia. Intanto andiamo allo shop. E trovo solo montagne di gravel. Poi foreste di abeti sconfinati, vabbè. Ho trovato pure una valle, con le Alpi. Vediamo se riusciamo a non ucciderci. Non è molto reale che una trebbia vada in giro con la barra così attaccata, però non abbiamo il carrettino. E quindi pensate che anche Jacko ride. Anche Jacko si sta immaginando. Un po' irreale. Molto irreale, infatti sono un po' qua, un po' essi in curva, mamma mia. In curva è 50 all'ora con... No, in curva sono i 21. Vediamo se c'è qualcuno, non c'è nessuno. Allora, siamo arrivati qui, sperando che mi abbiate sentito bene, perché... Io ti ho sentito benissimo. Ok, perfetto. Il microfono è un po' ballerino. Chissà, okay, dopo tutte quelle botte. Quindi, giriamo, mettiamo la freccia. Aspettiamo che si alzi... senza che mi si alzi anche la trebbia. Allora adesso dovremmo fare scaricare la barra. Andiamo dietro. Aspettate, parcheggiamo un attimo questa trebbia. Okay. Scendiamo. Vendere 19.000 euro mi danno. No, ho sbagliato. Vendi 157.000 euro. Andiamo a prendere la barra. Ok, eccoci. Barre della class, no, della New Holland da 7,6 m. Sperando che me la accetti. Compriamola. Ok, usciamo, andiamo a vedere. Siamo a 122.000 euro, quindi Jacko abbiamo un po' più di soldi. Dindini. Come li chiama lei? E di deserti nemmeno l'ombra. Ok, vi ricordo che lo shop è dietro. Qui, tutto bene. No. Eccoci qua, incidente frontale con una bella macchina. Prego. Mamma mia, certa gente veramente. Mettiamo la freccia. Perché mi sono bloccato? Perché la vita? Ma perché ovviamente quando devo passare c'è la macchina, arriva la macchina, vero? Cioè, figurati. Io ho messo la freccia. Sbaglio. Allora, ce la facciamo, eh. Vediamo di arrivare allo shop. Eccoci qua. Eccola lì la nostra bellissima barra. Che si riesca a chiudere. Vabbè che non andiamo a guardare. Facciamo un da trattorista. Da trebbiatrista. Ok, me la carica. Vediamo da fuori se è tutto bene. Mi abbassa. Senza che mi va avanti, sì. Molto bene. Allora, facciamo un B. Intanto alziamolo un po' così. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video è venuto un po' corto, però va bene, perché è come, diciamo, è la prima puntata di ritorno di Farming Simulator 2015. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così, lasciate un mi piace e un commento. Riusciamo ad arrivare a 5 mi piace per farmi vedere che questo ritorno di Farming Simulator vi è piaciuto. È gradito. È gradito. Io non riesco a passare. Ok. Barra nuova, dovremmo già comprare una nuova. Sto spaccando. Faccio basso. Non
Vabbè, io mi fermerei qui. Se questo è stato, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e un commento. Sì. Un saluto da Jack04. Jack46. Molto presente in questo video. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.